a tutti e benvenuti al 99esimo episodio di Cycling Chronicles. Io sono Giacomo Lini e sono uno dei conduttori di questo podcast. Dico uno dei perché con me c'è a farci compagnia Giuseppe Campolo, meglio noto come Primo. Ciao Primo, tutto bene? Va tutto bene, ciao, ciao ai nostri ascoltatori. Come va? Lo domando io a te, sempre tu che lo... Sai che ci hai messo 99 episodi a chiedermelo? E tu come stai? Mi sento un po' abbandonato dai miei amici. Credo che fosse una formula, capito? Ma non ho mai pensato che potesse essere anche cortese rivolgere la stessa domanda a te per sincerarci sulle tue condizioni. Ma noi sappiamo che tu sei indistruttibile, quindi come vuoi che vada da quelle parti? Vivo in uno stato di apatia completa e sono sull'orlo della depressione, ma grazie per avermelo chiesto. No, non è vero, non si fa ironia su queste cose. No, sto bene, grazie Primo. Comunque, mi fa piacere. Mentre il Tour de France veleggia verso i Vosgi, magari c'è già arrivato quando uscirà l'episodio, o comunque ci si avvia verso il primo fine settimana, ecco il massiccio centrale, ecco cosa c'è nel primo fine settimana. Noi ci occupiamo, per quanto concerne questo episodio, di tutt'altro. In particolare partiamo dal Giro Rosa Icrea, partito proprio nel fine settimana appena passato, venerdì, da Castellania, e su cui lascio la parola a te. Sì, trentesima edizione del Giro d'Italia femminile, partenza appunto da Cassano Spinola con arrivo a Castellania, partenza quindi in Piemonte, e come accade ormai dal 2016, se non erro, prova iniziale, cronometro a squadre. Anche qui quindi troviamo un argomento di strettissima attualità, di prova contro il tempo a squadre anche al Giro Rosa, ma una prova particolarmente complessa quest'anno su un tracciato di 18 km, ma un tracciato molto pallonato, una prima parte che è più che pallonato, ecco, irregolare, una prima parte che saliva fino a Sant'Agata Fossili, poi discesa, un pezzo in piano e risalita fino a Castellania con l'ultima parte del tracciato soprattutto che tirava in su. Ed è stata una prova molto dura, io ho avuto occasione di vederla, veramente arrivate tutte al gancio, prova in cui nessuno ha risparmiato energie, ma soprattutto una prova che non ha risparmiato sorprese. Ha vinto la Canyon della Nevadoma, non sorpresa perché il team è ridato in carica grazie a quanto fatto a Innsbruck, e qui Giacomo secondo me tornano un po' al pettine i nodi relativi all'accuratezza con cui si preparano queste prove, al fatto che non è lasciato niente al caso, no? Ribadiamo questo aspetto proprio perché di stretta attualità ci siamo soffermati sul punto nella precedente puntata. E Canyon che vince con 24 secondi sulla Viva Pro Cycling della Outrop Ludwig, della antipaticissima Outrop Ludwig, scherzo. Come ti permetti, ecco. sai in quei momenti in cui stai col cellulare in mano non sai cosa fare, io periodicamente mi riguardo le interviste delle risate, non riesco, veramente simpaticissima. Quindi 24 secondi la Bigla Pro Cycling, 45 secondi la CCC di Voss & Molman, distacchi piuttosto sensibili sulle altre, 54 secondi per la Mitchelton di Van Vleuten e Spratt, 1 minuto e 4 secondi per la Boels-Dohlmann di Van der Breggen, 1 minuto e 7 secondi alla Trek e 1 minuto e 20 alla Sunweb di Brand. Distacchi, dico notevoli, però comunque c'è un bel margine su queste prime. Poi se si va più indietro si cominciano a scavare solchi pesanti qua. All'organizzazione, ecco, alle componenti necessarie si pagano prezzi cari, prezzi salati, già. Secondo me qui la prova risente tanto del fatto che comunque era un percorso piuttosto lungo in realtà, e anche sufficientemente selettivo. Era una prova di circa 20 km che comunque ha un peso chiaramente più incidente, visto che le corse della categoria femminile sono generalmente più brevi. Dicevo, subentra questo elemento della lunghezza e della durezza del percorso che era selettivo, e allo stesso tempo il fatto che a fronte di team che sono in tutto e per tutto professionisti, penso ai primi 4, 5, 6, 7, quelli veramente i team grossi del ciclismo femminile, ci sono squadre che sono ottime squadre, sicuramente di ragazze che si impegnano tantissimo, ma che dal punto di vista proprio dei mezzi non hanno a disposizione
gli strumenti che hanno questi team. Penso alla Canyon, penso alla Mitchelton, penso al team Bigla, piuttosto che alla Sunweb o alla Bolstolman. Il risultato è proprio questa selezione che è perfettamente giusto. Io l'ho detto in precedenza 2016, in realtà è dal 2017 che si inizia con la prova contro il tempo a squadre. Questa è stata effettivamente la più lunga, sono 18 km, ma hanno un peso specifico, sono soli 18 km, ma hanno un peso specifico effettivamente diverso. E la Canyon veramente molto bene. Si è rimasti in Piemonte anche per la seconda tappa, partenza arriva a Viù, tappa di 76 km, quindi una tappa breve, scalata iniziale dell'Iss, l'Iss fatto al contrario rispetto a quanto ha come scalato il Giro d'Italia nella tappa di Pinerolo, non la Cuneo Pinerolo perché allora c'era il Montoso, ma quella del giorno successivo, la bellissima Pinerolo Cerresole Reale. Discesa dall'Iss, 50 km che conducevano a quella che era una volata, ma era una volata difficile. La tappa è stata animata da una fuga e da tutta una serie di tentativi. L'ultimo è stato portato dalla serba Eric con Van de Velde e Pirrone e con una Kennedy che purtroppo per lei si vedrà il giorno dopo nel modo che vedremo. Nonostante questo, cominciamo a sfogliare leggermente per aprire il capitolo del ciclismo che ci piace, ma ci arriveremo, ripeto. Nonostante questi tentativi, le squadre, grazie alla spinta della Bigla per Wout Ludwig, grazie alla spinta della CCC e della Canyon, sono riuscite a portare le punte alla volata. Il traguardo, ripetiamo, era in leggera ascesa. E si è imposta una ragazzina, Giacomo, che su questi palcoscenici è discreta, ha una certa propensione per questi finali. Marianne Boss. è tornato il capo. È iniziato il festival della vittoria di Marianne Boss. Ha vinto questa tappa con una volata, staccato quasi di fatto le avversarie. Comunque ha fatto vedere che se c'è un atleta su cui deve puntare l'Olanda per il campionato del mondo di Harrogate, è secondo me lei quella di riferimento, a dispetto comunque del fatto che la nazionale olandese sarà dal punto di vista degli effettivi quella da battere. E niente, ha vinto davanti ad Annemiek van Vleuten e a Lucinda Brand. Io sono sempre particolarmente contento quando Lucinda Brand fa bene, comunque, vabbè. Poi sperando che non riproponga la coesione che Oltremanica aveva già dimostrato in un altro contesto, se ricordi il campionato europeo. Ah no, è chiaro che ci sia più coesione, ecco. Passa tutto dal non corrersi contro, effettivamente. Cioè, potrebbe essere una situazione propedeutica alla vittoria, quella di non mettersi le une con le altre i bastoni fra le ruote. Quando corrono in squadre diverse, sembra che su traguardi del genere, in contumacia Marta Bastianelli nel caso, riescono a fare prima, seconda, terza e quarta. Schifo non fa. È successo infatti in questa tappa, perché è iniziato il dominio di Voss, adesso diremmo perché stiamo parlando di dominio, ma è stato anche dominio olandese. Van Vleuten in seconda, Brand e Van der Breggen a precedere Soraya Paladin, ennesima prestazione di rilievo per la Paladin quest'anno. Avvio di stagione fantastico. Ormai siamo a metà stagione che ha già ora i connotati della stagione fantastica. Due vittorie parziali alla Vuelta Burgos con secondo posto in classifica generale, bravissima sul podio anche alla Emma Kumenbira, gara del circuito World Tour, ma prima si era fatta vedere al Tour of Yorkshire, è stata bravissima nelle classiche delle Ardenne, sempre nelle prime 5-10. Veramente un inizio di stagione notevolissimo per non solo inizio, una stagione notevolissima fino ad ora per Soraya Paladin, che è cresciuta ulteriormente di livello a quanto già di buono aveva fatto vedere nella passata stagione. Per la Voss invece sono 2 più 2 in carriera al giro, 2 più 2 che non fa 4, ma 2 più 2 nel senso che sono 22 successi in carriera al giro, ed è un conteggio che non si arresta, perché il giorno successivo Saliano Micca a piedi cavallo, primo arrivo in salita, 12 km al 4%, quindi pendenze dolci, poi più dure a ridosso dell'arrivo, la Voss vince ancora, ma la Voss vince ancora in uno scenario che non può che essere commentato da Giacomolini, in quanto è lo scenario del ciclismo che ci piace, quindi ti prego. Questo è il ciclismo che ci piace con la P maiuscola e la I maiuscola. Torniamo su Lucy Kennedy, atleta del
del team Mitchelton Scott, atleta che era in fuga, aveva lanciato un attacco a pochi chilometri dal termine, l'australiana, era effettivamente in testa, sembrava in buona sostanza arrivati agli ultime poche centinaia di metri che la questione per la vittoria fosse chiusa, nel senso che era avanti a tutte, e sembrava irraggiungibile, era stata un'azione veramente convincente la sua. Siamo arrivati agli ultimi 150 metri, si è entrati in questa zona di ciottolato dove c'erano queste due strette corse, si trovano i video su internet, guardate, c'erano queste due corsie di lastricato che consentevano in buona sostanza alla bicicletta di scorrere meglio. Lucy Kennedy prende la via più esterna sulla semicurva che portava al traguardo, a 5 metri dall'arrivo alza il braccio per esultare, perché non è una di quelle situazioni in cui l'atleta esulta, ma c'è qualcuno che è già arrivato, quindi lei non è prima, ma in realtà no, era effettivamente prima quando ha alzato il braccio per esultare, e però non è arrivata prima sotto al traguardo. È stata una scena incredibile, cioè io sono rimasto, ne ho viste tante, però veramente incredibile, veramente incredibile. È stata tutto sommato comunque una tappa anche in questo caso battagliata, almeno un arrivo divertente, ancora niente di stacchi tra le big in chiave generale, ad eccezione di quelli immediati nella cronosquadre. E soprattutto ad eccezione dei 32 secondi che ha portato a casa la Longo Borghini, con la Magnaldi invece che è rimasta alta nelle posizioni alte, ecco, non ha perso tempo. Io qua apro subito una piccola parentesi, magari poi ci spendiamo dopo anche sull'analisi di quelle che saranno le prospettive. Ti dico due cose: Longo Borghini, classifica generale, che cosa mi dici? Non credo. Lei comunque quest'anno è tornata a livelli anche migliori rispetto a quello che aveva fatto vedere l'anno scorso. Magari non ancora all'atleta delle passate stagioni. Ha un po' sofferto sull'arrivo di Piedicavallo. Non credo che farà classifica. Oddio, può sempre essere che riesca a tornare in lotta per la classifica generale. Al momento non ho fatto caso a come è messa in classifica. Ecco, vedo ora è 17esima. Penso che una posizione nelle prime 10 sia anche a portata dell'atleta italiana. Di più non saprei. Anche perché va detto una cosa, lotta al vertice, ovviamente chiusa, sbilanciamoci, lotta per il vertice molto chiusa, chiusa Poi tra ci poche, arriviamo, c'è il pronostico, c'è il pronostico. c'è il pronostico, chiusa tra poche, ma chiusissima, ecco, poi ci arriviamo. Quarta tappa si passa dalle parti di casa tua, No, non perché sconfiniamo in Germania, perché ecco, il concetto di casa è sempre molto relativo. Lissone, Calate e Brianza, siamo nel meglio della Brianza, Lissone, Desio, Seregno, dei posti incredibili, invito tutti ad andare a visitarli perché sono stupendi. Una tappa molto vallonata che ha segnato il primo successo italiano al Giro d'Italia femminile, successo che mancava dall'8 luglio del 2017, come ricordato dal sempre puntuale Sebastiano Cipriani, che noi salutiamo nell'articolo di cronaca che ha scritto per Cicloweb, che ovviamente si occupa anche di Giro d'Italia femminile con grande puntualità. Non c'è soltanto Sebastiano Cipriani, c'è pure il dottor Stufano, salutiamo anche lui. Chiara Cassa, come stai? Ciao, ciao Nicola, so che ci senti. A proposito, prima di venire all'esito della tappa, vi teniamo un attimo sulle spine, sull'esito della tappa. Se volete seguire il giro delle ragazze, ve lo dico adesso, oltre al brevissimo quarto d'ora della Rai Post Tour, poi c'è la differita in serata su Rai Sport HD. Potete comunque sfruttare la piattaforma di Cicloweb, che ha rinnovato quest'anno la partnership con PMG Sport, vi offre tutti i giorni una sintesi di poco meno di un'ora, poco dopo la conclusione della tappa, un servizio molto comodo che io vi invito a utilizzare, soprattutto se riuscite a metterlo assieme al tour, comunque potete sistemarvi come volete. Credo che questo sia giusto dirlo, perché in periodi di copertura televisiva, che non è il massimo, è sempre un servizio, secondo me, di grande rilevanza, quindi molto importante. Tornando alla quarta tappa, dicevamo, vi ho tenuto sulle spine, successo italiano con la giovanissima Letizia Borghesi, che si è imposta su Nadia Quagliotto e su Chiara Perini. Borghesi e Perini erano andate in fuga dopo numerosi tentativi, tra cui quello di Chantal Black. Su di loro era rientrata la Quagliotto, quindi su Perini e su Borghesi.
Quagliotto che ha accarezzato anche il sogno della maglia rosa con il distacco delle big nel gruppone che a un certo punto sfiorava i 5 minuti, ma la Canyon ha iniziato a erodere il tanto vantaggio preso dal terzetto, quindi alla fine è stata soltanto una battaglia per la vittoria di tappa, e anche in questo caso non posso